Questo posto si chiama Varco ed è un varco da attraversare, passare per chiunque. Diciamo sempre che questo posto è di chi lo frequenta. Non ci pensiamo come unici gestori di questo posto, ma chiunque, dalla signora che prende la verdura piuttosto che i bambini che entrano a vedere il cavallo, che in città è raro vedere un quadrupede di quella stazza. Chiunque può entrare, uscire e farne un po' parte. Il Varco 66 non è niente di preciso, ma è tante piccole approssimazioni. È un po' luogo di lavoro, ma è anche un po' luogo di svago. È un po' professionalizzante, ma è anche un luogo di socialità. Credo che la cosa bella di Varco 66 sia proprio che riesca a includere tanti piccoli aspetti senza sceglierne solo uno. E quindi ha gli aspetti sia appunto del laboratorio lavorativo, ma anche proprio del centro sociale anziani e del centro giovanile. Qui dentro ci sono persone che abitano in questo posto e vanno fuori a lavorare, e altre che abitano fuori e vengono dentro a fare attività. Tra noi che lavoriamo con gli operatori e gli ospiti della struttura non c'è una grossa differenza nelle cose da fare. Tutti facciamo tutto, non è che noi operatori siamo lì a dire fai questo, fai quello. Proviamo a essere una squadra un po' unica, quindi se c'è da fare pulizie noi ci mettiamo con un'altra persona, se c'è da cucinare, riordino. Nella gestione ordinaria, quotidiana, quello che può essere una gestione anche casalinga, perché appunto questa comunque vuole essere una casa, cioè noi la vediamo molto come casa e ha bisogno di cure costanti. La pizza è diventata proprio un rito pagano del Varco. Ogni venerdì c'è la pizzata con la gente che viene da fuori, i ragazzi si aspettano che ci sia la pizza e sono felici se c'è, e sono molto arrabbiati se non c'è. Serve appunto per costruire un po' quel senso anche di familiarità, quel tempo libero da trascorrere insieme, perché ovviamente la giornata in cui si mangia la pizza anche le attività sono un po' più leggere, e per dare appunto una sorta di ritualità. Facciamo due o tre feste all'anno per insomma ribadire il concetto che noi ci siamo, e mai abbiamo anche costituito un po' di zoccolo duro del vicinato che viene, poi gli amici, i nostri amici, gli amici degli amici. Facciamo musica di qualità, nel senso che cerchiamo sempre dei progetti che possano essere comunque un po' autorevoli, ecco, che possano chiamare un po' di persone. Prossimità è uno stare vicino, alla città, fisicamente del Varco 66, perché è un po' città e un po' campagna, lo stare vicino alla tangenziale, a cui tu ti abitui, ma che quando arrivi qua è un mostro grigio che c'hai dietro, che però poi dopo viene inglobato dall'orto e dalla cavalla, e quindi ti sembra di essere prossimo alla campagna, invece sei a fianco alla tangenziale. E prossimità ovviamente alle persone che sono qua, quindi cercare vicendevolmente di conoscersi, di ascoltarsi, di riuscire a instaurare un rapporto. Non voglio importi il mio modo di pensare o un percorso prestabilito, ma ti sto vicino, ti faccio da argine, da sponda se ne hai bisogno, e ti indico, ti consiglio di spostarti un po' rispetto alla tua, insomma, al tuo percorso. E quindi lo trovo un concetto di movimento, ma un movimento che sta intorno al prendersi cura di qualcuno. Ci si racconta molto. Ci si racconta un posto dove si intrecciano storie. Queste storie si condividono senza il cappello del giudizio che molto spesso avvolge determinati luoghi. Ogni persona che è qui, prima di tutto, è una persona con le sue volontà e la sua storia. E la sua storia, ma anche con quello che vuole essere.